Salve a tutti ragazzi, io sono Elfio e benvenuti in questo nuovo episodio di Happy on Paradise, il DLC di Animal Crossing New Horizons. La scorsa volta abbiamo fatto una cosa importantissima, ovvero costruito il nostro primo ospedale qui nell'arcipelago. Se vi siete persi il precedente episodio di questa serie potete andare a recuperare adesso, ve lo lascio qui su nelle schede. Oggi invece, come vedete, anche su consiglio del nostro caro Gilbertuccio, abbiamo da parlare con Casimira, senz'altro per fare qualcos'altro di molto importante. Iniziamo! Eccoci qui ragazzi, allora prima di entrare nel vivo del video di oggi vi faccio al volo le solite raccomandazioni, ovvero iscrivetevi al canale se non siete già iscritti e lasciatemi un commento e un like a questo video. Il vostro supporto è importantissimo per aiutarmi a continuare a portare contenuti sul canale e date anche un'occhiata ai vantaggi che ho previsto per chi decide di abbonarsi al canale e diventare così un vero lupo. Eh già, perché esattamente questo è il modo per entrare a far parte ufficialmente del branco dei lupi di Elfio, anche se voi iscritti normali siete comunque già dei lupetti. Altra cosa ragazzi, non dimenticate di schiacciare la campanella che vi manda una notifica ogni volta che c'è un nuovo video e di dare uno sguardo giù in descrizione, perché oltre alla descrizione vi lascio sempre il link al mio canale sul sito Viola e il link al mio store dove se volete potete acquistare il merchandise col mio logo. E come sempre anche in questo video ci saranno tre parole segrete, una all'inizio, una a metà e una alla fine. Soltanto chi mi scrive tutte e tre le parole segrete nei commenti riceverà un cuoricino al suo commento. Tutto chiaro ragazzi, sentiamo Gilbertuccio. Ok, dovrei andare da Casimira, questo ce lo dice sempre ragazzi. Diamo un po' un'occhiata a chi abbiamo qui sulla spiaggia che desidera cose. Abitanti piuttosto brutti, tranne lei di cui non ricordo il nome ma è carina. E c'è anche Donkey Kong. Forse Donkey Kong è quello che mi convince di più. Ho già in mente un posticino per lui su un'isola piena di alberi, un po' nella giungla. Adesso andiamo a vedere. Iniziamo subito a lavorare e vediamo un po'. Che hai da dire? Ciao Elfio, è un piacere vederti. Solite cose. Oddio, che cosa abbiamo da comprare? Un fantastico orologio. Forse l'ho già anche comprato. Una bellissima colonna però. Cosa c'è? Stai cercando qualcosa da fare, Elfio? Mettiamoci al lavoro. Ok, collega. Ci mettiamo all'opera. Questo è il mio nuovo vestito da lavoratore, ragazzi. Io ho messo la canotta perché prima avevo un giubbotto piuttosto pesante che non andava senz'altro bene. Allora, abbiamo già deciso chi scegliere per il nostro prossimo lavoro. Tocca a Donkey Kong, ragazzi. Donkey Kong, che in realtà qui non mi ricordo come si chiama, ma questo è un chiaro riferimento a Donkey Kong. E ovviamente vuole una vera giungla. Si chiama Lou. Ehi, come va? Sei di queste parti? Ah, costruisci case vacanze? Forse puoi aiutarmi, vorrei una di quelle case vacanze per usarla come base segreta. Cavolo, scelgo sempre gli sportivi. Lascia fare a me. È bello, non vedo l'ora di avere una fortezza del fitness tutta mia. Bam bam. Oppure bam bam, come bam bam dei Flintstone, ragazzi. Questo era un riferimento, forse? Mi raccomando, fate un lavoro come si deve. È un progetto ambizioso, ma forse potresti realizzare qualcosa del genere? Vediamo. Una kettlebell, che serve per allenarsi, un barile, Donkey Kong, e una scatola, Donkey Kong. Molto Donkey Kongesco. Sì, che carino, mi piace la tua idea. Bene, adesso potrei scegliere un'isola adatta, Elfio. E lo farò, e lo farò, e lo schiattiamo in un bosco, in una foresta, chissà dove. Forse questa è l'unica che mi è rimasta, ragazzi. Sì, è l'unica che mi è rimasta di bosco. L'unico bosco che mi è rimasto è questo. Direi che possiamo metterlo tranquillamente qui. Scegli questo. Mi piace, c'è molto spazio per allenarsi, eh? È deciso allora, bam bam. Nella casa può avere uno o due piani, cosa preferisci? Scegli il professionista che sono sempre io e stavolta dico un piano. Sono pigro oggi. Ok, deciso, facciamo un piano solo. Bene Lu, abbiamo scelto la collocazione e deciso la planimetria. Ora Elf devi solo accompagnare Lu alla sua futura casa, buona fortuna. E via, mettiamoci al lavoro. Allora ragazzi, raggiungiamo l'isola di Lu, che dovrebbe essere la 27esima casa che completo. Quindi siamo anche vicini ad un avvenimento speciale che stiamo organizzando in tutta fretta, ma con anche molta cura. Guardate il suo culetto beige tutto da fuori. E sono certo, comunque, stavo dicendo, che succederà qualcosa anche alla 27esima casa. E così questa è la mia nuova base, wow, mi sento carico a mille, bam bam. Beh, lascio fare a te ora, non sto più nella pelle, anzi nei muscoli, bam bam.
Ebbene ragazzi, io direi di far tutto in speed build, che ne dite? Come facciamo di solito? Quindi io faccio il mio solito switchino nell'altra schermata, così posso mandare tutto a tutta velocità per farvi vedere come arredo casa di Lu, ma non annoiarvi troppo, facciamo tutto veloce. Ed ecco fatto ragazzi, sono abbastanza soddisfatto, che ne dite? Sembra proprio una giungla ed è il paradiso di un palestrato. Soltanto questo magari posso spostarlo da quest'altra parte. Facciamo giusto gli ultimi ritocchini ragazzi con qualche luce. E poi volevo mettere qualcosa sul tavolo, magari qualcosa da mangiare. Potrebbe essere una bella cosa da mettere sul tavolo. Ci sono dei cesti di frutta, per esempio? C'è il cesto di frutta, eccolo, bellissimo. C'entra perfetto, magari degli ortaggi che ci possiamo mettere sulla tavola. Sì, qualche cosa del genere, ora vediamo un po', vediamo. Altra frutta, oh, la noce di cocco ci sta perfetta. Ok, è andata a finire sulla pietra, ma la mettiamo sulla tavola. E direi che va bene, ragazzi, poi si fa sempre a tempo a modificare tutto successivamente, perché anche altre case mi è capitato di fare molto in fretta e le recupereremo poi insieme durante una live, prima o poi. Come procedono le cose con la casa vacanze? È già finita? È pronta! Perfetto! Wow, davvero? La mia fortezza di allenamento è pronta, sì? È pronta! Felicissimo! Scattiamo qualche foto come al solito, ragazzi. È andata piuttosto bene, ho ottenuto la stanza piccola perché volevo che fosse come una specie di capanna, sì? C'è sempre il suo culetto in prima pagina, diciamo, o in primo piano, ancora meglio. Si mangia un panino, avessi saputo che gli piacevano i panini, muscoloso, gli avrei messo dei panini sulla tavola. La TV anche ci stava molto bene, questa è perfetta sta foto, troppo bella. Guardate com'è sorridente il nostro Donkey Kong. Lu è l'equivalente di Donkey Kong, l'abbiamo già detto. Ok ragazzi, un altro cliente soddisfatto. Le foto le abbiamo scattate per il network delle belle case. Ci tengo a dirle il fatto che tu abbia aiutato a realizzare il mio sogno è grandioso, sei il massimo. Ora che il lavoro è finito puoi pure rilassarti un po'. Anche nello sport si fa così. E dicono sempre la stessa cosa. Ciao ciao bello, divertiti con la tua nuova casa, io me ne vado. Ciao, la seconda corsetta col cavolo. Dicono sempre sta cosa gli sportivi. Io non faccio neanche la prima corsetta, figuriamoci la seconda. Oh, c'è Tom Nook ragazzi, me lo aspettavo, c'è qualcosa di nuovo da fare. Oh, rieccoti, grazie per il tuo lavoro fatto, Elfio.
Ciao Elvio, Casimira mi ha informato delle ultime novità che ci sono state qui, sì sì. Hai lavorato sodo per creare molte case vacanze, eh? Oh, sì, più o meno. Oh sì, Elvio mi sta dando una grossa zampa. Oh, se solo venisse qui potesse lavorare a tempo pieno da me. Temo che non sia possibile. Però la nostra Elfilanda non può fare a meno del prezioso aiuto di Elvio. Ma io scherzavo. Ah, buona questa. Ad ogni modo mi fa piacere che qui fili tutto liscio. Stai avendo problemi, Casimira? Di qualunque cosa si tratti, per me è sempre un piacere aiutarti, sì sì. Vediamo un po', i mobili per decorare le case non ci mancano. Ma non sarebbe male averne di più, solo che non saprei proprio dove trovare una varietà maggiore. In questo caso credo di avere la soluzione giusta per te, sì sì. Farai in modo che tu possa ordinare qualsiasi articolo dal catalogo Nook per la tua casa vacanze. Davvero lo faresti? Oh, ti sono debitrice. Nessun problema davvero, se non erro Elfio conosce bene i nostri prodotti. Quindi se hai dubbi chiedi pure a lui. Sì sì. Grazie infinite. E niente, mi fa piacere rendermi utile. Se hai bisogno d'altro chiamami. Ora però devo proprio andare. Stammi bene e buona fortuna per tutto. E vai, nuovo obiettivo. Ora posso usare anche gli articoli del catalogo Nook. Quante nuove opportunità creative. E vabbè, ok. Wow, una visita da Tom Nook in carne e ossa. Non me l'aspettavo, ma è andato tutto bene. Sì, pagami adesso. A proposito di Tom Nook, oggi è il tuo giorno di paga, Elkio. Dovrebbero essere 15.000 pochi precisi, precisi. Grazie, Casimira. Ok, consideri conclusa la giornata o vuoi continuare ancora un po'? Per oggi, ragazzi, direi che abbiamo finito. Abbiamo ricevuto un'importante visita. Fai con calma e ripositi. Il nostro Tom Nook è venuto a farci visita fornendoci tantissime nuove opportunità creative grazie all'accesso al catalogo. Quindi direi che siamo più che soddisfatti per oggi. La prossima volta credo proprio che arriveremo a 30 case, ragazzi, e chissà che cosa ci aspetta. Ci fermiamo qui, vi saluto e vi do appuntamento a un prossimo episodio di questa serie, sempre qui sul mio canale. E come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete già iscritti e di lasciarmi un commento, anche un bel like a questo video se vi è piaciuto. Chiaramente nei commenti dovete assolutamente farmi sapere se vi è piaciuta la giungla che ho appena creato. Date anche un'occhiata ai vantaggi che ho previsto per chi decide di abbonarsi al canale come questi abbonati qui. Ed in particolare devo salutare Joele, Zurupia, Avannotta, Black Mamba, Oscaro Nero, Fabio, Nike, Christian e Miss G. Ragazzi, siete davvero grandiosi, dei veri lupi. Grazie mille per il vostro supporto. Ciao!